Oggi il debutto per il certificato verde rafforzato, libertà di azione più ampia per chi è vaccinato o guarito dal Covid, il Green Pass base obbligatorio per andare al lavoro e utilizzare i mezzi pubblici. Autobus, nessuna sanzione all'esordio dell'obbligo del Green Pass. A Chiavari e Sesto Levante, controlli a chi sale sui mezzi per fare attività informative di prevenzione. Presenti anche gli agenti di polizia. Vaccini ai bimbi, terza dose, varianti. Ne parleremo questa sera nella nuova puntata di Direttamente Su. Ospite il noto virologo Fabrizio Pregliasco. L'inizio alle 21 sul canale 15. Il Papa ha lasciato la Grecia incontrando gli ultimi, i giovani ai quali ha chiesto di sognare in grande. Durante la visita al centro rifugiati di Lesbo, l'appello: fermiamo questo naufragio di civiltà. I lavori di messa in sicurezza della Basilica dei Fieschi possono iniziare. Arrivato oltre 1 milione di euro dal Ministero. L'inizio dei primi interventi sul campanile è previsto entro la fine dell'anno. Fine settimana dall'atmosfera natalizia nelle città e nelle comunità parrocchiali del Tigullio. A ribasso, a Chiavari, inaugurato il mercatino, il cui ricavato servirà a sostenere le famiglie bisognose della parrocchia. Nette vittorie in trasferta per la Virtus Entella Chiavari contro la Viterbese. Finisce 5-2 con gol di Lescano, Morosini, Paolucci e Magrassi, autore di una doppietta. I biancocelesti al quarto posto in classifica. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Oggi è il giorno di entrata in vigore del Super Green Pass, il certificato verde rafforzato, ampia i margini di movimento per chi è in regola con la vaccinazione o risulta guarito dal Covid, mentre introduce nuove limitazioni per chi non è vaccinato. Non occorre fare nulla per chi è in regola, il passaggio avviene in automatico. E il tampone resta valido per poter lavorare da oggi anche per utilizzare i mezzi pubblici. Facciamo il punto nel primo servizio del nostro giornale. Può partire. Spazi sempre più ridotti per chi non è vaccinato o chi si tampona per avere il Green Pass base, margini di movimento più ampi per chi è vaccinato con doppia o terza dose o guarito dal Covid a partire dai 12 anni, anche nel caso di zona arancione. Primo giorno per l'introduzione delle nuove disposizioni legate al Super Green Pass o certificato verde rafforzato, che resteranno in vigore in tutta Italia fino al 15 gennaio e potranno assumere carattere ancora più restrittivo in caso di fascia gialla, arancione o rossa. La nuova certificazione è già attiva, avrà validità 9 mesi. Il certificato precedente è diventato automaticamente super per chi è vaccinato o guarito. Resta valida per 48 ore la certificazione verde ottenuta con il solo tampone rapido, il Green Pass base. Questo resta obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, mense comprese, eccetto per tutti quei lavoratori pubblici per i quali è previsto l'obbligo vaccinale, il personale sanitario dell'RSA e dal 15 dicembre anche per il personale scolastico, le forze di polizia e i militari. Il Green Pass base verrà richiesto inoltre per salire su un treno regionale, su un autobus in città, sulla metropolitana, su un tram e lo stesso dovranno avere i clienti di un albergo, sia per le camere che per accedere al ristorante come clienti. Anche per partecipare ai concorsi pubblici, frequentare l'università e accedere come visitatori alle strutture residenziali per anziani e RSA. Con il solo tampone sarà poi possibile andare a sciare utilizzando gli impianti di risalita chiusi o coperti, utilizzare spogliatoi, andare al museo, partecipare alle feste successive a battesimi, comunioni e matrimoni, ma solo fino alla zona gialla. Per tutto il resto c'è il Super Green Pass per cinema, teatri, concerti, discoteche, stadi e palazzetti, con capienza al 75% all'aperto e il 60% al chiuso, per entrare e sedersi ai tavoli di bar e ristoranti, per svolgere attività sportiva negli impianti al chiuso. Si esaurisce poi in pochi punti invece l'elenco delle cose che chi non ha il Green Pass potrà fare: circolare, fare attività sportiva all'aperto, comprare lo ski pass per uso esclusivo degli impianti aperti, prendere un caffè al bancone del bar o al tavolo all'aperto, ma solo fino alla zona gialla, prendere un taxi, fare la spesa nei negozi, ma se si passa in arancione, nei weekend, nei festivi si potrà fare shopping solo con il Super Pass, andare dal parrucchiere, dall'estetista, negli uffici pubblici per usufruire dei servizi e andare a messa.
Come avete sentito, da oggi serve il Green Pass per viaggiare sugli autobus e gli altri mezzi di trasporto pubblico locale. Gli abbiamo chiesto al direttore generale di MT come è andata la prima mattinata e i controlli delle certificazioni verdi. Lo ascoltiamo. Nessuna sanzione e tante indicazioni per i viaggiatori. L'inizio dei controlli dei Green Pass sugli autobus è iniziato come attività informativa ed educativa, volta a prevenire eventuali illeciti. I controllori, presenti a chiave di assesti levante, hanno chiesto titolo di viaggio e certificazione verde ai viaggiatori in salita sui mezzi. I pochi che ne erano sprovvisti non sono saliti. Insieme a loro sono sempre presenti gli agenti della Polizia di Stato. Abbiamo concordato con la prefettura ma anche con la questura che ci sia sempre questa presenza delle forze dell'ordine per due motivi. Uno, per rendere più efficace il controllo, in quanto solo essi hanno il potere sanzionatorio. I nostri verificatori possono sanzionare solo per la mancanza di biglietto, non di Green Pass. Secondo, per rendere anche più sicure le operazioni di controllo, perché la presenza della polizia rende più facile risolvere eventuali casi critici. Riepilogando, da lunedì 6 dicembre è obbligatorio avere il Green Pass per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale, ottenuto con vaccino, guarigione o tampone, il cosiddetto Green Pass base. Sono esenti minori di 12 anni, non è richiesto sui mezzi scolastici. Sui servizi scolastici che sono presenti nei vari comuni del territorio e anche sui servizi aggiuntivi, Gran Turismo che portano i ragazzi a scuola in supporto alle nostre linee principali, in questo caso anche non c'è l'obbligo di Green Pass perché ci si comporta sostanzialmente come a scuola dove questo obbligo non esiste. I controllori proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri luoghi del Tiguglio e non solo ai viaggiatori in salita. Al momento ci sono 18 addetti per il trasporto urbano e 18 per quello extraurbano e non sono previste modifiche di organico. Questa è l'organico che noi continueremo a dedicare alle attività di controllo. Prenderemo accordi con la questura e anche la prefettura su come proseguire. Certamente ruoteremo i nostri uomini su punti anche diversi. Sono sospese le visite dei parenti e pazienti ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. L'ho deciso la direzione sanitaria in considerazione dell'aumento dei casi di Covid in regione. Sono 24 i reparti interessati da questo provvedimento. I direttori delle singole unità operative possono decidere eventuali deroghe. Adesso i dati sul Covid. Sono 247 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.175 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.439 tamponi antigenici rapidi. Il dato che balza agli occhi è quello degli ospedalizzati. Attualmente negli ospedali liguri ci sono 215 persone ricoverate, 24 i pazienti in terapia intensiva, 22 sono non vaccinati. Nell'ASL 4 di Chiavari ci sono 27 persone ricoverate, 21 a Sessi Levante, 6 a Lavagna, 2 le persone in terapia intensiva. Oggi si segnala il decesso di due persone, una donna di 78 anni è morta all'ospedale di Sestri Levante. E oggi in Liguria sono state somministrate 7.672 dosi di vaccino. Secondo il presidente della giunta regionale Ligure, Giovanni Toti, sul numero di dosi di vaccino somministrate pesa l'effetto Super Green Pass. Dallo scorso 7 novembre ad oggi, infatti, la somministrazione delle prime dosi nella nostra regione è addirittura triplicata. Campagna vaccinale, terze dosi, immunizzazione dei bambini, nuove varianti. Di tutto questo parleremo questa sera direttamente in onda alle 21 sul canale 15 di Telepace 1. Una puntata speciale, oggi infatti saranno presenti il noto virologo Fabrizio Pregliasco e Giorgio Conforti, vice segretario regionale della Federazione dei Medici Pediatri. Sentiamo una breve anticipazione nel servizio che segue. Ci sono degli studi a livello americano che farebbero pensare che la Omicron si stia adattando un pochino meglio all'ospite, quindi all'essere umano. Ecco, se questo venisse confermato è una buona notizia, cioè vuol dire che forse sta perdendo forza il virus?
È il destino di ogni virus, o meglio di ogni virus, non dico intelligente perché non hanno intelligenza, ma di sua convenienza. I virus sono parassiti assoluti che sfruttano le cellule che hanno deciso di infettare. La speranza è che, ed è quello che lo vediamo in generale, che l'evoluzione veda una miglior convivenza con l'ospite, quindi quello che Omicron potrebbe essere. Ha una contagiosità, purtroppo sembra doppia rispetto a Delta, però la casistica clinica, almeno conosciuta ad oggi, è più banale. Rimangono ancora dei dubbi rispetto a quanto schivi gli attuali vaccini, e in questo senso quindi potrebbe esserci la necessità di un richiamo, come per l'influenza, con un vaccino aggiornato con questa nuova variante. Però alcuni studi ci dimostrano anche di un'inserzione di alcuni pezzi del rinovirus, del raffreddore, che se confermati sono anche qui un'indicazione di una, diciamo, tranquillizzazione del virus e quindi di un effetto meno pesante, perché noi conosciamo dei coronavirus che ci subiamo ogni anno, certo. Purtroppo sono quella parte delle forme simili influenzali che fanno da collaterale all'influenza vera. Bene, quindi se vorrete questa sera dalle 21 in diretta su Telepace. Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche dell'uomo caduto in mare ieri mentre scalava una parete rocciosa tra Valle Grande e Valletta a Moneglia. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Genova stanno effettuando immersioni proprio nell'area indicata. Le condizioni del mare, la visibilità dell'acqua purtroppo non sono ottimali. La caduta in tarda mattinata con le ricerche dello scalatore che sono proseguite per tutto il pomeriggio ancora non hanno dato esito. Il ragazzo era caduto a una fune, nel tentativo di recuperarla si era calato fino agli scogli dove era stato colto da una violenta ondata. Il mare lo aveva poi trascinato in acqua. La ragazza che era con lui incordata è rimasta bloccata sulla parete ed è stata recuperata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il soccorso alpino e la guardia costiera. Per gran parte del pomeriggio le gallerie di Moniglia sono rimaste chiuse al traffico. I Vigili del Fuoco di Rapallo sono intervenuti per una fuga di gas ad Avegno. Un escavatore, lavorando col martello pneumatico in via Posato, ha rotto la tubazione provocando l'uscita di gas intorno alle 10. I pompieri hanno dovuto scavare per arrivare al tubo e procedere con la fasciatura per fermare questa perdita. L'intervento è terminato poco prima delle ore 13. La pagina ecclesiale del nostro giornale. Papa Francesco è rientrato nella capitale e questa mattina ha salutato la Grecia incontrando i giovani e ascoltando le loro testimonianze. Durante il viaggio in aereo il Santo Padre ha ripreso alcuni dei temi che hanno caratterizzato questo viaggio. Sentiamo. Ripercorre le tappe del viaggio Papa Francesco sul volo di ritorno dalla Grecia rispondendo alle domande dei giornalisti. Lo fa chiedendo scusa per le divisioni che ci sono nei cristiani, per la drammatica situazione dei migranti, per la guerra d'indipendenza greca. Il Papa parla delle dimissioni dell'arcivescovo di Parigi, Opetit, vittima, dice, del chiacchiericcio, e poi si sofferma sulla fraternità con gli ortodossi. E la dinamica fra le differenze dentro la Chiesa è la sinodalità, cioè ascoltarsi uno all'altro e andare insieme, sin odos, fare strada insieme. Francesco risponde alla domanda sul documento dell'Unione Europea sul Natale, una sorta di vademecum con indicazioni sulle espressioni da utilizzare, senza dar per scontato che tutti siano cristiani. Ad esempio, evitare di parlare di periodo natalizio, preferendo la dicitura periodo di vacanza. Un anacronismo, spiega il Papa, è una moda di una laicità anacquata. L'Unione Europea deve prendere in mano gli ideali dei padri fondatori, che erano ideali di unità, di grandezza, e stare attenta a non fare di strada a delle colonizzazioni ideologiche. L'ultimo atto del viaggio apostolico del Papa in Grecia è stato segnato dall'incontro con i giovani, ai quali Francesco si è rivolto invitandoli a sognare in grande e a non ascoltare i sicari della speranza. E al congedarmi di voi vi auguro questo, coraggio di andare avanti. Coraggio di rischiare, coraggio di non rimanere nella poltrona, coraggio di andare avanti, rischiare, andare verso le altre, mai isolato, sempre con le altre. In questo coraggio ognuno di voi troverà se stesso, troverà l'altro e troverà il senso della vita.
La Santa Messa domenicale è stata presieduta dal Santo Padre ad Atene. Nell'omelia Francesco ha indicato il deserto come luogo e un tempo, quello della conversione, per cogliere la presenza di Dio nella storia dei popoli e nella vita di ogni uomo. Precedentemente Francesco aveva visitato il centro di accoglienza per i rifugiati. Vediamo. La domenica di Francesco inizia con la visita ai rifugiati nel Reception e Identification Center a Mitilene, sull'isola di Lesbo. Ad accoglierlo i canti degli ospiti del campo e il presidente, che nel suo intervento parla di come la Grecia abbia sopportato il peso spropositato della crisi dell'immigrazione e dei rifugiati che sta interessando l'intero Mediterraneo. Il Papa denuncia la situazione grave perché le migrazioni sono una crisi umanitaria che riguarda tutti e invoca la solidarietà del mondo. Perché quando i poveri vengono respinti, si respinge la pace. Chiusure e nazionalismi, la storia lo insegna, portano a conseguenze disastrose. Il Papa continua a guardare i migranti e i loro occhi, che chiedono di non essere dimenticati, ma che invece vengono ignorati da un'umanità che si gira dall'altra parte. A questa umanità rivolge un appello. Non lasciamo che il Mare Nostrum si tramuti in un desolante Mare Mortuum, che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro. Non permettiamo che questo mare dei ricordi si trasformi nel mare della dimenticanza. Fratelli e sorelle, vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà. Durante la celebrazione eucaristica ad Atene, nel Megaron Concert Hall, Francesco indica un luogo, il deserto, e un tempo, quello della conversione, per cogliere la presenza di Dio nella storia dei popoli e nella vita di ogni uomo. Chiediamo, fratelli e sorelle, la grazia di credere che con Dio le cose cambiano, che Lui guarisce le nostre paure, risana le nostre ferite, trasforma i luoghi aridi in sorgenti d'acqua. Chiediamo la grazia della speranza. Ora una bella notizia per la nostra Chiesa particolare, perché c'è il finanziamento per la Santa Messa in sicurezza della Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. 1.089.000 euro stanziati dal Ministero dei Beni Culturali. Il parroco Don Maurizio Prandi ha annunciato l'arrivo dei fondi al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Chiavari proprio nella Basilica. Vediamo. Si partirà dal campanile, intaccato dalle infiltrazioni, poi si continuerà con il transetto e la sistemazione di interno ed esterno. I lavori di messa in sicurezza alla Basilica dei Fieschi possono finalmente iniziare, arrivato il finanziamento di 1.089.000 euro dal Ministero dei Beni Culturali. Interventi urgenti che avevano bisogno di fondi, arrivati grazie ad una larga collaborazione dall'architetto Garbarino all'amministrazione comunale e alla soprintendenza. Lo scorso giugno c'era stata anche la visita del sottosegretario alla Salute Costa. Parlando con il sottosegretario, dicevo così, facciamo a metà, noi ci occupiamo della chiesa di carne, che sono le persone, e voi della chiesa di pietre, proprio perché ci sono fondi destinati appositamente. Interventi importanti che interesseranno l'edificio per lungo tempo e ci si aspetta possano creare anche un indotto per il territorio. L'inizio è previsto entro la fine dell'anno con il risanamento del campanile. E in 3 anni dovremo arrivare a completare quest'opera importante, che, come dicevo, è la messa in sicurezza della parte interna, e poi naturalmente la parte del campanile e tutta la parte della facciata e del consolidamento. L'annuncio dell'arrivo dei fondi è stato dato dal parroco al termine della messa domenicale della seconda di Avvento. Per l'occasione è stato invitato il Vescovo di Chiavari alla prima visita ufficiale in Basilica. Nell'omelia Monsignor De Vasini ha parlato del cammino di conversione di chi decide di accogliere la parola di Dio e si impegna a rimuovere gli ostacoli tra lui e l'incontro con il Signore, ricordando che la salvezza è universale, offerta a tutti, nessuno escluso. In fondo, volendo essere estremamente sintetici, convertirsi significa smettere di vivere per se stessi e incominciare a vivere per gli altri. Nel suo nucleo, la conversione è proprio questa. Ad attendere i fedeli all'uscita dalla Basilica c'era il mercatino di Natale dei ragazzi e delle ragazze del corso specializzato del Villaggio del Ragazzo, oggetti fatti da loro usando materiali di riciclo venduti per finanziare le attività. Abbiamo finito tutto e abbiamo fatto lavoro, tante cose. È un successo. Sì, è successo.
Martedì 7 dicembre si fa memoria liturgica di Sant'Ambrogio, patrono di Milano. Il Vescovo celebrerà l'Eucarestia nella parrocchia di Sant'Ambrogio di Zoagli nel giorno della festa patronale. L'inizio alle ore 17:30. La festa di Sant'Ambrogio sarà celebrata anche nella chiesetta di San Lorenzo di Leivi. La Santa Messa sarà celebrata alle 18:30. Il comune di Santa Margherita Ligure lancia la terza edizione di Balconi e Vetrine di Natale, sfida tra residenti e commercianti che ha come tema l'addobbo natalizio. Come gli anni scorsi si chiede di addobbare con materiale a piacere, ma restando a tema natalizio inserendo almeno un elemento luminoso, i propri balconi o anche le proprie finestre, perché no? Lo stesso criterio è valido anche per i commercianti che potranno partecipare con le loro vetrine. Per partecipare occorre inviare una foto, segnalare la realizzazione dell'allestimento e la sua coordinata, la via, il numero civico, il piano, eccetera. Bisogna inviarlo via email a comunicazione@comunesml.it oppure via WhatsApp al numero telefonico che adesso vi leggo, è il 337 103 11 49, ripeto 337 103 11 49. Clima natalizio anche sul lungomare di Moneglia, dove da ieri campeggia un grande abete addobbato con le luminarie che lo rendono visibile sia dal centro cittadino che dalle colline circostanti. La cerimonia di accensione dell'albero è stata accompagnata dal concerto della banda cittadina che in centro ha intonato musiche dalla tradizione natalizia, al termine di una giornata in cui Moneglia ha ospitato anche i mercatini di Natale. A Moneglia la sezione locale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, presieduta da Federico Queni, ha celebrato Santa Barbara. A rappresentare l'amministrazione comunale il vice sindaco Santo Garattini. Tra le autorità militari erano presenti il comandante della stazione Carabinieri di Moneglia, il segretario dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa della Liguria, Muzio, e i rappresentanti della Croce Azzurra Protezione Civile Monegliese. Dopo la Santa Messa, officiata nella chiesa di Santa Croce dal parroco Don Stefano Giupponi, sono state deposte corone floreali al monumento dei marinai al cippo degli Alpini e infine un mazzo di fiori sulla tomba dell'ammiraglio Gerolamo Bollo, alto ufficiale della Marina e poi anche sindaco di Moneglia. Con la seconda domenica di Avvento, molte comunità parrocchiali hanno allestito i tradizionali mercatini natalizi. Nella comunità di San Giuseppe, ai piani di Ribasso, a Chiavari, la finalità dell'esposizione, che si ripeterà anche nelle prossime domeniche, sarà devoluta alle famiglie bisognose della parrocchia. Noi siamo andati a vedere. Una comunità che si è messa a servizio di chi è più in difficoltà. Sì, è bello questo, che hanno lavorato soprattutto le signore, alcune anziane, gli uomini nell'aiutare nelle cose pratiche, ma anche i più giovani e i ragazzi nel confezionare oggettini o nel portare doni che saranno appunto a vantaggio delle famiglie in difficoltà. Cosa avete preparato quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo preparato tante cose, più che altro sono arrivate anche tante sorprese da persone che, della parrocchia, che magari non ci aspettavamo. Dei quadri, dei dipinti fatti a mano, degli oggetti specifici per il Natale. E anche le persone che hanno partecipato. Sì, le persone sono tantissime che hanno partecipato da casa o venendo qua, chi allestisce, chi lavora da casa, chi lavora qua, sono veramente tante, non possiamo contare. E in più anche i bambini quest'anno hanno partecipato portando giochi, libri, e anzi qualcuno sta facendo anche dei lavoretti apposta per questo mercatino che verrà venduto nelle domeniche successive. Quando sarà visitabile e frequentabile il mercatino? Allora, tutte le domeniche prima di Natale dalle 9 a mezzogiorno, sì, solo la mattina però. Sì. Si trova veramente di tutto, quindi anche per ogni fascia di prezzo, possiamo dire così. Esatto, partiamo praticamente da 50 centesimi, a volte ci sono delle cosine anche da 30, da 30 centesimi arriviamo ma anche a delle cose più carine, più belle, con dei prezzi diversi assolutamente, anche più alti, sì. Ricordiamo come verrà devoluto il ricavato. Certo, il ricavato andrà comunque alle famiglie in difficoltà della nostra comunità, quindi che sono, penso anche che ce ne siano tante, quindi il ricavato andrà lì, sì.
Una notizia luttuosa è giunta da poco in redazione: la comunità di Levi ha perso un pezzo della sua storia. Si è spento infatti all'età di 90 anni Gio Batta Solari, meglio conosciuto col soprannome di Baicin. Da qualche tempo era malato e si è spento all'hospice dell'ospedale di Chiavari. Uomo gioviale, saggio, ironico, capace di intessere rapporti familiari con tutti pur nella discrezione del suo carattere. Impegnato su diversi fronti, nel corso degli anni aveva ricoperto la carica di presidente di ECA, l'ente comunale di assistenza, curato la numerazione civica del paese, contribuito alla valorizzazione delle attività agricole del territorio. Insieme al Club 3P era stato anche uno dei promotori della festa della Nocciola d'Oro, nell'ambito della quale svolgeva la funzione di cassiere. Sempre presente alle feste patronali in parrocchia, dove non mancava di dare il suo contributo volontario, era molto legato al suo paese, trasmetteva il suo amore custodendo aneddoti e storie del passato di cui era stato testimone. Questa sera alle 19 è stato recitato il Santo Rosario di suffragio nella chiesa di San Rufino di Levi, dove domani, sempre nella stessa chiesa, avverranno i funerali alle ore 15. Ai familiari la vicinanza da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. C'erano 2.500 quintali di detriti nel canale chiamato Dei Frati, una tubatura lungo un chilometro che raccoglie le acque piovane di Piazza San Fron, Corso Lavagna, Via Cesare Battiste, Corso Dante, Via San Francesco, Via Nazario Sauro e Via Trieste, e che scarica direttamente nel fiume Entella. Stiamo parlando ovviamente di Chiavari, sono detriti questi rimossi coi fondi IREN del comune, che ha anche sostituito diverse tubature fognarie che erano mal funzionanti. Vedete le immagini appunto che si riferiscono a questo canale. Questo permetterà in futuro di migliorare il deflusso delle acque in caso di piogge forti. Intanto in largo Ravenna proseguono i lavori per realizzare lo scolmatore del porto, che raccoglie le acque di una larga fetta del centro storico. I consiglieri comunali Sandro Garibaldi, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini hanno protocollato due mozioni urgenti che saranno dibattute nel prossimo Consiglio Comunale. Al centro la vicenda di Palazzo Ferden e quanto ad essa collegato. Si intende infatti dibattere sulla delibera di giunta con la quale la giunta voleva appunto eliminare il vincolo privatistico e sulla determina con la quale è stato dato in carico un architetto l'aggiornamento al PUC relativo agli ambiti destinati a servizi. Come da antica tradizione, presso la Proloco di Recco, nella sala polivalente del comune, è stata sistemata la cassetta dei mugugni, una buca delle lettere, dove i cittadini potranno indirizzare al sindaco e all'amministrazione comunale mugugni, richieste, suggerimenti che saranno letti dall'Araldo sabato prossimo 11 dicembre, in occasione dell'antica tradizione del Confuego in piazza Nicoloso da Recco. Sempre nella sala polivalente è stato allestito il presepe della Proloco ed è stata sistemata la cassetta delle lettere per Babbo Natale, dove i bambini potranno inviare le loro lettere al Polo Nord. Bene, adesso andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, martedì 7 dicembre. Può partire la sigla. Martedì 7 dicembre, come ogni martedì, è possibile fare acquisti a chilometro zero a Sestri Levante nella piazzetta di Via Salvi, dove viene allestito il mercatino agricolo con ortaggi e frutta, ma anche prodotti realizzati nelle aziende del territorio. Il mercatino è aperto dalle 9 alle 13. Dal martedì al sabato è possibile visitare il Museo Archeologico di Chiavari negli spazi di Palazzo Rocca. Le sale, che ospitano reperti e testimonianze risalenti al VII secolo a.C., sono aperte dalle 9 alle 13. Il Museo Archeologico della città di Sestri Levante è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il MUSEL si trova al terzo e quarto piano di Palazzo Fasce. Ingresso gratuito il 1 gennaio con apertura pomeridiana e domenica 2 gennaio. Nella sala espositiva al secondo piano fino al 9 gennaio è allestita la mostra L'eredità del Cavalier Fasce, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Creatività femminile in mostra a Santa Margherita Ligure al piano terra di Villa Durazzo, da sabato 4 fino a mercoledì 8 dicembre, con la mostra Mercato Il Bello delle Donne Liguri Atmosfere Natalizie, dedicata ad artigianato e pizzo al tombolo. Apertura con orario continuato dalle 10 alle 17.
Fino al 12 dicembre, La luce e l'inchiostro, la mostra delle opere di Federico Lama fra fotografia e poesia, è aperta nella Galleria Gianfrancesco Grasso in piazza San Giovanni a Chiavari. Si può visitare tutti i giorni dalle 16 alle 19.30, il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. Gol, spettacolo nella partita di Lega Pro tra Viterbese e Virtus Entella Chiavari, vinta dai biancocelesti per 5-2. In gol Lescano, Morosini, Paolucci e Magrassi, che è autore di una doppietta. In classifica la Virtus Entella sale al quarto posto a 29 punti. Il servizio lo vediamo insieme. Va sotto di un gol all'11° del primo tempo, ma riesce a pareggiare subito dopo e dopo un primo tempo concluso in parità, l'ampia vittoria maturata nel secondo tempo, grazie anche ad una prestazione super di Morosini e Magrassi. Finisce 5-2 per la Virtus Entella, la sfida in trasferta contro la Viterbese, che regala ai biancocelesti 3 punti pesanti in chiave classifica. Subito ritmi alti nella prima frazione di gioco, la Viterbese non si limita a difendere, mentre la Virtus Entella cerca continuità nella manovra, ma con qualche imprecisione di troppo. Da questa all'11°, da un'incertezza nell'impostazione difensiva, ne approfittano i Tusci, che lanciano a rete. A dopo, il francese si trova uno contro uno con Paroni e deposita la palla in rete. Gli uomini di Volpe però non si lasciano abbattere. Appena 3 minuti dopo, su tentativo aereo di Mercai, Urso la tocca con la mano e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Lescano, destro incrociato e gol 1-1. Cambia musica la Virtus Entella nella ripresa, con la svolta che arriva al minuto 64, quando Mister Volpe decide un doppio cambio, facendo entrare Morosini e Magrassi. Al 69° Morosini imbecca il numero 9, che scarica un missile di sinistro imparabile per Daga. Non passano nemmeno 4 minuti e la Viterbese trova la rete del momentaneo pareggio con Volpicelli. Minuto 75, Mercai mette al centro per Morosini, controllo, girata del numero 20 e destro preciso sul palo lontano, di nuovo avanti biancocelesti per 2-3. L'asse Morosini-Magrassi colpisce ancora poco dopo. Su un ribaltamento di fronte Paolucci serve il numero 20, conclusione respinta, sulla sfera si fionda il numero 9 che viene messo giù e si guadagna il rigore. Paolucci dagli 11 metri non sbaglia, rasoiata a fil di palo e 2-4. Non si accontentano gli ospiti, ancora Magrassi servito sul limite di gioco, si lancia verso la porta, finta per superare il portiere e destro a depositare la sfera tra i pali per il 5° gol della squadra di Chiavari al 95°. È un Mister Volpe molto soddisfatto, quello che commenta l'8° risultato consecutivo della sua squadra. In questo campionato non si può mai dare nulla per scontato, questa è una grande vittoria, commenta a fine partita. I cambi ci hanno dato freschezza, qualità e imprevedibilità. Morosini e Magrassi sono stati determinanti. Avere la possibilità di poter inserire a gara in corso giocatori con questa qualità è un lusso che dobbiamo essere in grado di saper sfruttare. Il livello di concentrazione in questo torneo, conclude, deve essere sempre al massimo, ma adesso è giusto, almeno per qualche ora, godersi questa vittoria. Passiamo ai dilettanti, la Serie D, Girone A, sconfitte per Lavagnese e Sesti Levante, la prima impegnata in trasferta, perso in casa del Fossano, 4-1 di Avellino. Al 17° del primo tempo la rete bianconera che aveva fatto illudere, poi i padroni di casa hanno fatto propria la partita. Il Sesti Levante invece ha perso 2-1 al Sivori contro il Ligorna. Per i corsari a segno Mesina, entrambe le squadre si trovano a 15 punti in classifica. Davide Toneatti, nella categoria Open Uomini, ha vinto il Gran Premio Fontanabuona Internazionale di ciclocross, andato in scena a Calvari di San Colombano Certenoli. Un nome di assoluto prestigio nella categoria Open Donne. A trionfare, tagliando il traguardo in solitaria, è stata Eva Lechner della FES Airport Service. Sabato sera invece si è svolta la cerimonia di consegna del premio Fontanino. Per la prima edizione la giuria, che si pone l'obiettivo di premiare una personalità del mondo del ciclismo, ha scelto Daniele Pontoni, campione del mondo di ciclocross nel 92 tra i dilettanti e nel 97 tra i professionisti. Pontoni da luglio è stato nominato dalla Federciclismo commissario tecnico della nazionale di ciclocross.
Da domani alle 10 sino al 6 gennaio Piazza Matteotti a Chiavari sarà pedonale. Resta aperto il traffico nella parte a monte, da Levante verso Ponente. Per la sosta sono disponibili posteggi in passeggiata mare, quelli nella zona dell'ospedale e a breve sarà aperto anche il parcheggio di Corso Assarotti. Il comune di Cogorno avvisa l'utenza della zona bassa che, a causa chiusura dell'impianto e rifiuto carta-cartone, utenze domestiche e non domestiche, non dovrà essere conferito nella giornata di domani 7 dicembre, ma in via straordinaria nella giornata di giovedì 9 dicembre ai soliti orari. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, vi ricordo questa sera l'appuntamento con Direttamente Su, un appuntamento importante perché ci sarà ospite il noto virologo Fabrizio Pregliasco, si parlerà ovviamente del vaccino e del Covid. Io mi fermo qui, grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio alla programmazione serale sulla nostra emittente augurandovi una buona serata, arrivederci.